Riduzione dei posti letto e accorpamento dei reparti. È questa la soluzione ventilata dalla gran parte degli infermieri del Policlinico Riuniti di Foggia per poter godere delle ferie estive che sarebbero invece a rischio e in diversi reparti. Una richiesta forte, quella presentata alla direzione generale dell'ospedale foggiano dagli infermieri dei reparti a rischio e dove non si sarebbe addirittura presentato il piano ferie, che sarebbe dovuto essere pronto entro il 30 aprile scorso, proprio a causa della forte carenza di personale. Una proposta che arriva dopo mesi di difficoltà e a causa di una pianta organica completamente all'osso, che evidenzia la carenza di personale infermieristico, soprattutto nei giorni a ridosso delle ferie estive, che rischiano di saltare all'aria. Tanti infatti sarebbero i reparti che non avrebbero presentato il piano ferie, e tanti invece sarebbero le strutture ospedaliere che avrebbero presentato la programmazione delle ferie, ma con interrogativi ed eventuali rischi. La forte carenza di personale infermieristico non è nuova al Policlinico Riuniti. Infatti, già durante l'anno la situazione assistenziale è complicata e diventa critica proprio a ridosso delle ferie estive. Inoltre si complicherebbe tutto, mormorano alcuni sindacati, a causa delle esigenze ospedaliere che imporrebbero agli infermieri quasi ogni giorno di spostarsi fisicamente da un reparto all'altro, in alcuni casi addirittura da una struttura ospedaliera decentrata all'altra per eseguire esami diagnostici, strumentali, consulenze o trasferimenti. Inoltre la difficoltà di concedere le ferie deriverebbe anche dalle richieste di congedi o permessi per la legge 104. Per questi motivi si sarebbe ventilata dunque la richiesta di ridurre i posti letto. Unica soluzione, dicono, per poter garantire la turnazione nei reparti e la programmazione delle ferie estive è proprio quella di ridurre i ricoveri. A questo si andrebbe poi ad aggiungere anche l'eventualità di assenze improvvise e non programmabili, e tutto a rischio di intaccare pesantemente l'assistenza ospedaliera.